Ferraiolo 2.56 e 37, Felice Butera 2.55 e 68, Giovanni Lanteri 2.51 e 43. Passiamo ora al gruppo E1, classe 1500. Abbiamo chiuso con il gruppo speciale slalom ed ora il gruppo E1 classe 1150. Entriamo ora nel gruppo E1 FIA mentre c'è l'interruzione momentanea della gara per Telesca 2.42.85 con la sua Renault 5. Andiamo con la numero 28 nel gruppo E1 FIA, classe 1150. Yeah.
Saverio Barberio pronto alla partenza, miglior tempo per lui 2:39. Abbiamo la classe S7, premiamo Rocco Roberto Telesca con il tempo di 2:39:22. Allora, decimo classificato Roberto Rocco Telesca. Nono classificato, tempo 2:39:18, quindi vicinissimi, Saverio Barberio. Ottavo classificato, 2:37:24, Michele Mazza. Settimo classificato, 2:35:24, Antonino Miniaci. Va da quella parte. Sesto classificato, 2:34:08, Eugenio Catizzone. Quinto classificato, 2:31:40, Agostino Fallara. Sfiora il podio con il tempo di 2:31:30, quindi quarto classificato Nicola Paolo Almirante. Allora, siamo pronti per premiare il terzo classificato. Premia la professoressa Caterina Prizzi, consigliere provinciale di Catanzaro dell'Oxen. E quindi terzo classificato con il tempo di 2:21:37, Eugenio Scalercio. Secondo classificato, facciamo premiare al presidente regionale dello XEN, il maestro Antonio Caira, che premia con il tempo di 2:17:71 Antonino Branca. Bravo Antonino! Ed ora chiaramente deve premiare il padrone di casa, visto che siamo ospiti del comune. Premia il sindaco, il dottor Vincenzo Serrao, quindi premiamo il primo assoluto che fa tris, visto che aveva vinto anche la quarta e la quinta edizione, vince anche la sesta, tempo 2:14:24, Gaetano Recchini.
Apodo, Dirito, Enzo, Sergio, Antonio, c'è anche Antonio.